Punto numero 2, il serbatoio dell'acqua calda sanitaria. Ma prima di parlare del serbatoio, voglio mostrarti come abbiamo riconfigurato tutta la centrale termica. Alle mie spalle vedi una centrale termica degna di questo nome e non una situazione arraffazzonata con tubi buttati in modo occasionale e senza una logica precisa, e grazie a questo modo di lavorare, che ovviamente richiede altissima professionalità e anche qualche risorsa economica in più, riusciamo a creare dei locali tecnici che danno un risultato di funzionamento, permettono all'operatore, nonché al cliente finale, di riuscire a capire anche cosa sta succedendo nei flussi di casa del riscaldamento dell'acqua calda, e agevola e facilita tutti gli interventi di manutenzione, nonché di diagnostica di guasti o malfunzionamenti, perché è tutto ben visibile, razionale e accessibile da un operatore che potrebbe essere tranquillamente anche il proprietario di casa che semplicemente vuole capire cosa sta succedendo o al bisogno intervenire anche su qualche valvola. Acqua calda sanitaria, siamo passati da 200 litri che erano stati proposti a questo cliente per una villa di queste dimensioni a 420 litri a superficie maggiorata. Il serbatoio grande che vedi alle mie spalle è un serbatoio speciale ad isolamento maggiorato con un serpentino speciale a superficie maggiorata. Questo perché, come avevo spiegato nel video precedente del secondo errore dei pompe di calore da incubo, le pompe di calore hanno necessità di avere un serbatoio dell'acqua calda specifico ad alto rendimento e che riesca a scaldare la totalità del serbatoio, evitando così qualsiasi problema di legionella, perché noi teniamo i serbatoi ad altissima temperatura anche nella parte inferiore, garantendo così un'altissima disponibilità di acqua calda, temperatura sempre costante, e riusciamo a far funzionare la macchina solo di giorno. Questo è molto importante perché grazie al fotovoltaico, come in questo caso che abbiamo a disposizione sul tetto, quasi un 6 kW, riusciamo a restringere il campo di funzionamento nelle 2-3 ore principali della giornata, che sono mediamente dalle 11 di mattina alle 2 di pomeriggio, dove anche in inverno abbiamo tantissima energia gratuita disponibile che noi trasformiamo in acqua calda in alta temperatura, quindi quasi a costo zero, per poterne poi usufruire durante la notte o nei giorni successivi. Per cui l'acqua calda sanitaria va trattata in modo specifico, dimensionata in funzione non solo del fabbisogno domestico, ma deve essere dimensionata anche in funzione della potenza della termopompa, della potenza del fotovoltaico e del risultato che si vuole ottenere e garantire al cliente. Ultima cosa, l'acqua calda sanitaria chiaramente è molto importante anche per le lavatrici e le lavastoviglie, perché anche in questo caso, come nella spiegazione del video di Villa Arperosa, abbiamo installato il dispositivo della lavatrice, per cui siamo andati ad ottimizzare anche quelli che sono i consumi domestici degli elettrodomestici, appunto, come lavatrice e lavastoviglie, che ti voglio ricordare, molto spesso incidono per il 30% nel bilancio energetico domestico delle bollette Enel. Quindi un altro tassello migliorativo che va a comporre quello che è il capolavoro di risparmio che abbiamo fatto ottenere a questo cliente, nonché della realizzazione che adesso siamo felici di mostrarti.